Io, buongiorno, sono Lino Parra, sono del Partito dei Carpi, sono un operaio delle ferrovie, vengo da Cecina. Io ho insistito con i compagni dell'USB perché secondo me durante uno sciopero di tutti, è uno sciopero dei lavoratori, io credo che sia giusto far intervenire chi ha qualcosa da dire. Penso, non è assolutamente. Io anzi, a differenza di Lami, io notoriamente sono un ottimista, quindi dico quello che penso, pensando a cosa? Pensando per esempio a questa manifestazione, una cosa molto importante, che rappresenta, insieme a quello che sta succedendo a livello nazionale, anche a Livorno c'è una manifestazione dell'USB, a Firenze ci sono manifestazioni dello sciopero generale in tutta Italia. E questo rappresenta questo fuoco sotto la cenere che nel nostro paese si sta muovendo, sta alimentando questo fuoco che il governo e i padroni temono, tanto che stanno mettendo in pratica anche diverse azioni repressive contro i lavoratori, le intimidazioni, le minacce. Noi lo sappiamo, anche a Piombino è successo di questo. Sta succedendo a livello nazionale che hanno occupato l'Ilva di Genova. Sta succedendo a livello nazionale che hanno occupato la Ginori a Firenze, sta succedendo in tutta Italia quello che noi speravamo che succedesse e che la compagna dell'Unicop si augura che si riprenda a lottare così come è giusto e necessario fare nel nostro paese, perché questo governo, lo sappiamo un po' tutti, ma principalmente Camping 5 e gli operai della Lucchini, che sono quelli che più degli altri stanno pagando questa politica di affamazione. Domani a Roma c'è anche una manifestazione di Eurostop, quindi insomma c'è fermento nel nostro paese e quindi pensiamo alla positiva la cosa, non ci facciamo prendere dallo sconforto. Io credo che noi, la manifestazione di oggi è un esempio, è una cosa positiva da sostenere, perché è un tentativo di mettere insieme, noi lo dobbiamo alimentare, quindi fuggendo secondo me dallo scontro di sigle. Perché è una cosa che a noi non ci interessa, onestamente, io lo dico, non serve a noi dividerci, perché questo lo fanno già i padroni e lo fanno anche insomma, diciamo, in maniera scientifica. Noi cerchiamo di unire invece quello che loro vogliono dividere, cerchiamo di mettere insieme i lavoratori di tutte le tessere sindacali che ci sono nel nostro paese, ne sono tante. Ma mettiamolo insieme per fare cosa? Per fare una battaglia contro il comune nemico. Il governo ci vuole, Gentiloni ci vuole affamare e noi invece dobbiamo buttarlo giù. Il nostro obiettivo è quello là. Oh compagni, insomma non è che stiamo a pettinare le bambole come diceva un tuo amico. Insomma. Quindi per difendere il nostro posto di lavoro e quindi le nostre condizioni di vita e la nostra dignità, noi dobbiamo difendere e applicare la Costituzione. È inutile che ci giriamo intorno. Il nostro obiettivo oggi è quello, e ci sono parecchie forze politiche qua in mezzo, c'è 5 Stelle, c'è PCL, c'è Rifondazione, ci sono tanti, insomma, spingiamoli a fare a fianco dei comitati di lotta, a fianco degli organismi sindacali di base, una politica che sia una politica non concertativa, così come fanno quelli della Triplice, ma una politica a fianco dei lavoratori, per i lavoratori, perché questo paese ha bisogno di futuro, i nostri giovani hanno bisogno di futuro, non di vedere un paese devastato come Piombino, chiuso, morto, non si vede niente, dobbiamo lottare per il lavoro, per il futuro, non dobbiamo svenarci fra di noi, il nostro obiettivo deve essere quello là. Quindi io penso che tocca a noi, ha detto bene la compagna, tocca a noi, non tocca a nessun altro, nessuno ci tirerà dal marasma nel quale cercano di buttarci con molta difficoltà, ma piano piano insomma, parecchi di noi ci stanno andando. Quindi l'appello alle forze politiche a schierarsi a fianco dei lavoratori, senza se, senza ma, senza mediazioni, senza sigle. Oggi il nostro problema è applicare la Costituzione, l'articolo 1 e tutto quello che di progressivo c'è in questa Costituzione che i nostri nonni e i nostri padri hanno sudato con morti, sacrifici e pianti, questa è la via da fare. Quindi auguri a USB che vada avanti, auguri al coordinamento Camp G, ma uniti nella lotta contro il comune nemico, compagni.